Queste poesie rappresentano il mio vissuto, apre le porte proprio alle mie emozioni di quel periodo, che comprende il pre, il durante e il post-sisma. È tempo dei funghi. Sulla pineta dei Mucciafori, stasera era un putiferio. Me scappavano fora come l'anime, all'improvviso, pari a una guerra. E li capio, si chiamavano come fosse lo mercato. Erano Spulitini, Ternani e Fulignati. E chi lo sa, d'ogni loco venivano. Ci parto de lontano. Quello che mi fa incazzare è che noi siamo li montagnoli, ma mi pare che non si accapezza più una larghetta per trovare tutto. Poesia di questi luoghi? Eh sì, Mucciafora è un paese che sta tra Vallo di Nera, Poggiodomo, è comunque comune di Poggiodomo e lì cioè, comunque confina anche la montagna di Ponte, è un posto cioè, dove in autunno più che altro si va a funghi, insomma Per chi non lo sa, in che area ci troviamo? adesso ci troviamo, alle mie spalle ho Cerreto di Spoleto, sotto Borgo Cerreto e io mi trovo nella parte storica, diciamo, di Ponte. Come ti chiami? Che ancora non ci siamo presentati, abbiamo iniziato con la lettura di un libro. Sono Linda Lucidi, oltre a dipingere scrivo poesie, sono nata a Castel San Felice, nella bassa val, diciamo media bassa Valnerina. E vivo da quasi 30 anni qua. Il mio libro, allora, innanzitutto, diciamo, ecco, la copertina è questa, e anzi ho scelto questa foto appunto per rappresentare il titolo, L'oro e l'argento tra le mani. Che significa? Significa la nostra ricchezza, cioè il nostro patrimonio, ciò che comunque nel tempo abbiamo consapevolezza. E allora è un libro di poesie e edito Luoghi Interiori. La prefazione è di Alberto D'Atanasio, uno storico d'arte. Quando l'hai scritto questo libro? Allora, questo libro è stato. Allora, ci sono le poesie che partono dal 2015 al 2018. È stato pubblicato nel 2018, infatti. Queste poesie rappresentano il mio vissuto, apre le porte proprio alle mie emozioni di quel periodo, che comprende il pre, il durante e il post-sisma. Praticamente è legato molto le poesie sono molto emotive e quindi in questo periodo tiro fuori le mie sensazioni legate proprio al sisma, alla terra e ciò che comunque le ripercussioni che ogni stato d'animo comunque potrebbe essere coinvolto in queste situazioni, ecco. Per scoprire di più, invitiamo tutti i nostri follower a verificare direttamente su questo libro. Come possono fare per acquistare il libro? Per acquistare il libro basta o contattarmi o consultare i link sotto al video. Ottimo. Grazie Linda e lasciamo a tutti, in attesa di leggere il libro, una visione di questa nostra Valnerina. Grazie.